Amici bellini, allora, buon sabato. Oggi bisogna parlare, siamo insomma, tra una partita e l'altra delle amichevoli, ma oggi bisogna parlare di Milik perché... Cominciamo! Allora, un grazie prima di tutto all'amico del canale All Goals Napoli TV, All Goal Napoli TV, che posta cose, insomma, cose ufficiali, trasmissioni, podcast, radio, eccetera, eccetera, che mi ha fatto quel bel loghetto. Però anche io sto lavorando su una serie di rebranding, avete visto nella community tab, ho fatto questa cosa qua, e ci voglio lavorare, probabilmente ci metterò gli occhiali sopra, ma al di là di tutte queste cose, se siete capitati per caso su questo canale, perché può capitare, lasciate un like e iscrivetevi al canale, perché su questo canale cose approfondimenti, lo sapete. Milik, mannaggia tu, non voglio bestemmiare, ma mi sembra arrivato sembra evidente che sia arrivato il momento di mettere un puntino su lei, e se non sbaglio Gattuso lo ha anche fatto. Leggo testualmente da vari siti che hanno riportato le parole, perché non ho trovato l'intervista vera e propria. Io e la società siamo stati chiari l'anno scorso, per tanti mesi riguardami, doveva rinnovare il contratto, è una scelta sua non farlo. È ovvio che al momento lui deve trovare una soluzione, perché noi intanto ci siamo coperti con gli investimenti Osimhen e Petagna. Ed è una cosa, lo sapete che Gattuso non parla il politichese, il calcese, non si nasconde mai, lo dice così com'è la situazione. Ed è giusto, ed è palese, era palese anche prima che ce lo dicesse. Koulibaly è un discorso diverso, perché poi fanno i paralleli, il calciatore ha un valore ben preciso, se non arrivano i soldi che la società vuole non può partire. Non mi sembrava corretto tenere Llorente in panchina, perché poi si continua evidentemente, anche Llorente non era stato convocato contro il Pescara, per farlo entrare di nuovo solo nei minuti finali non mi sarebbe sembrato corretto, e per questo non è stato convocato. Quindi al momento Llorente e Milik sono sulla stessa cosa, non fanno parte del progetto, a maggior ragione quando un Petagna, considerato terzo attaccante, fa quel tipo di esordio e convince non solo me e i tifosi, ma anche l'allenatore, che sicuramente aveva già previsto lui come nuova ipotesi, come nuova soluzione in attacco, che ti dà nuove scelte da poter fare. Quindi ottimo, va benissimo, vai, ciao. Ma adesso io mi rivolgo al Milik uomo, ok? Al di là del fatto, molti dicono, questo è il ringraziamento, noi ti abbiamo aspettato con gli infortuni, ti abbiamo fatto anche un rinnovo di contratto che eri infortunato, e questo è il ringraziamento. Ragazzi, io non me lo aspetto il ringraziamento, io non me lo aspetto un trattamento di favore, oppure una cosa di cuore, una scelta di cuore. Sì, il Napoli mi ha voluto bene, quindi faccio quello che è meglio per il Napoli. Ripeto per l'ennesima volta, questi calciatori sono mercenari, o comunque sono semplicemente imprenditori di loro stessi, devono vedersi i fatti suoi, dove è meglio, dove fanno più soldi. Napoli è per pochi, ma io dico proprio per te, tu ti metti a Tuzzo, guarda che se la Juve è vero come è vero che non ti vuole più in questo momento, perché la voce era uscita solo in caso di conferma di Sarri, tu credi che se ti fai un anno in panchina o in tribuna, non ti alleni, cioè ti alleni solamente, non giochi, la nazionale te la sei giocata, perché non credo proprio, io dietro a Lewandowski ci metterei Zielinski invece di te, ma poi ci sono altri attaccanti sicuramente in Bologna, che sa Isnater quando vogliono fare un colpo di testa, ma perché poi scatta il dissing. Secondo te tu resti in panchina, in tribuna per un anno, e la Juve punta su di te l'anno prossimo? Se è così, la Juve sta in guaiatella, e fatemi sapere voi nei commenti, se anche siete juventini capitati a caso, voi veramente credete che la Juve l'anno prossimo, dove probabilmente dovrà sostituire Ronaldo, perché può giocare mai fino a 50 anni, devi sostituire Ronaldo, lo sostituisci con Milik, che è già un giocatore che io considero discreto a questo punto della sua carriera, non ottimo, non scarso, è un giocatore discreto. La Juve punta su Milik come nuovo attaccante su cui puntare, che avrà 27 anni, penso, a quel punto, no? 27 verso i 28, non ho controllato, non mi interessa. La Juve punta su Milik per sostituire Ronaldo? Cioè, anche se si tiene Ronaldo un altro anno a 50 anni, punta su Milik come punta centrale? La vedo dura. Comunque loro devono risolvere già per quest'anno, perché Mister Higuain si è accordato con l'Inter Miami, quindi praticamente anche là una storia di una tristezza
va bene per lui, lui deve andare a fare monetizzazione. Poi ci sono battute, sai come si fa Yacht col cibo americano a Miami? Bambero Carmen. Ma al di là di queste battute facili, Juve compra Higuain per 94 milioni, se lo sbologna praticamente a zero pur di non pagargli quei 3-4 milioni di ingaggio, a questo siamo arrivati. Quindi come imprenditore all'età è stato un fallimento proprio evidente, e il Napoli invece ci ha guadagnato, almeno a livello economico. La Juve deve comprare un attaccante adesso, quindi il destino di Milik, anche se alla Juve non interessa più, è legato comunque alla Juve, perché se la Juve intende chiudere per Suarez, qualcuno dicono sta arrivando l'esame per il patentino, per il passaporto, l'esame di italiano, tutto sti struzzati, vabbè, al di là, Suarez può far scattare che il Barcellona deve prendersi una punta e potrebbe reinteressarsi a Lautaro, l'Inter a quel punto si potrebbe reinteressare a Zeko, che potrebbe far scattare Milik alla Roma. Lo stesso Zeko, se invece la Juve non prende Suarez e si riputuffa su Zeko, potrebbe poi far andare Milik alla Roma. La Juve adesso, Giro, le hanno detti tutti, incredibile, cioè hanno fatto tutti i nomi possibili, il ritorno di Morata, cioè non c'è proprio fantasia pure in questo mercato, noi ci lamentiamo del nostro e facciamo bene a lamentarsi, però guardate che gli altri non stanno messi benissimo, sempre gli stessi nomi, gente anziana, ma quando la vogliamo svecchiare questa rosa? Ma in Italia, non mi riferisco nemmeno da solo alla Juve. Quindi questo valzer di attaccanti, tutto sta nelle mani della Juve, a quanto abbiamo capito, e Milik rischia di veramente bruciarsi la sua carriera, è stato più fermo che in campo nella sua carriera, tra infortuni e questa ripicca che adesso ha preso questo cruccio di non giocare, no, rimango, rifiuto tutto. Fai la fine di Khedira, fai la fine degli altri della Juve, che per questo il parallelo con la Juve è importante, perché guarda cosa succede agli altri giocatori e rimani in panchina, ti conviene? Lo so, io ho i miei dubbi. Tutto questo in una giornata dove l'Arsenal, questo per gli amici bellini che se lo guardano fino alla fine, sono anche quelli che sanno gli altri video, perché quelli che seguono veramente. L'Arsenal fa il debutto in Premier League, Gabriel, ottima partita e gol all'esordio, per quello che abbiamo perso, ma vi dirò di più, non solo Moschella mi manda il messaggio, guarda Gabriel che ha fatto, ma il giocatore che aveva proposto lui su questo canale only, Wesley Fofana, comprato dall'Leicester per un prezzo superiore a quello di Gabriel. Adesso metto magari le cifre per fare così. Perché? Perché quando uno ne capisce di calcio e vede i giocatori e sa che Gabriel 23 anni, ottimo, ma Wesley Fofana 19 anni, in prospettiva ancora di più, va all'Leicester perché in Inghilterra possono spendere e che possono chiudere le trattative quando sono convinti, così. Purtroppo non siamo a quel livello e dobbiamo fare di necessità virtù. Quest'anno Koulibaly deve rimanere assolutamente, perché qualsiasi altra soluzione potrebbe essere molto pericolosa in fase di uscita. E per chiudere, tutti quelli che stanno criticando Osimhen, che stanno, ragazzi, primo, sono giocatori giovani, non dico perché si deve fare, sono giocatori giovani che stanno 24 ore su 24 sui social, attenzione, leggono tutto, la voce del mormorio arriva, quindi praticamente se abbiamo una speranza che Osimhen si convince, sta entusiasta, lavora bene ed esplode, se lo facciamo subito una chiavica sui social, ce la siamo giocata. Niente da fare, quindi calma sul giudizio su Osimhen, la preoccupazione è giustificata per quanto riguarda la difesa, su quello sono con voi, sono preoccupato, ho paura del 4-2-3-1, se i mediani non funzionano bene, ho paura dell'uscita dal basso, il terzino sinistro e l'esterno destro, c'è ancora confusione e tra poco si comincia, che Dio ce la mandi buona, da New York, Valerio Fluido è tutto. Vi voglio un sacco di bene, domani c'è la partita con lo Sporting, quindi rimanete sincronizzati e fate. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.